un incarico di quelli importanti e prestigiosi che si ottengono solo attraverso il rigore e il sacrificio. Dopo essere stato il prefetto della capitale, Franco Gabrielli diviene il nuovo capo della polizia. La consueta cerimonia di insediamento lascia subito il posto ad una conferenza a cui partecipano sia il ministro Alfano che il capo uscente Alessandro Pansa. Oltre agli auguri doverosi, anche la volontà di fare un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi 3 anni. Pansa ricorda di essere subentrato in un periodo di forte crisi economica, ma di aver anche collaborato a mettere in piedi una forte resistenza di fronte a fenomeni come immigrazione e terrorismo. Il ministro Alfano sottolinea invece come la sicurezza resti la priorità e in un momento storico anomalo chiede di affrontare la situazione con responsabilità. Per Gabrielli l'onore di cominciare un'altra grande avventura. Affronto questa nuova avventura con gratitudine per un verso, e anche con profondo senso del carico che mi è stato assegnato, ma anche forte delle tante donne e tanti uomini che a vario titolo nella Polizia di Stato, come nelle altre forze di polizia, come nel sistema della sicurezza nel suo complesso, garantiscono nel nostro paese, a prescindere dai capi che si succedono. Quando gli chiedono cosa porterà delle passate esperienze, l'ex prefetto risponde chiaramente: il territorio deve essere il primo argomento di ogni agenda. C'è nel paese, al di là dei positivi dati, dei risultati che sono veramente straordinari degli ultimi anni, ancora una percezione di sicurezza che deve essere riaffermata e consolidata.